Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel salotto del chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e questa sera parliamo di Gibson Les Paul Red Wine, datata 1992, la mia Les Paul. Allora ragazzi, nelle ultime settimane vi ho un po' spoilerato che stavo facendo rimettere in sesto appunto la mia Les Paul. Questa è stata per me una chitarra molto importante, intanto è legata al mio 18° compleanno. Figa, sto invecchiando. Era il 1993, quindi significa che io sono del 75, e grazie al buon cuore di mia madre, in quell'anno mi venne regalata appunto questa chitarra. Ricordo ancora entrati nel negozio, si tratta di uno store che c'era in centro a Seregno, dove io vivo tuttora. Questa chitarra era appesa in esposizione, di fatto allora non mi intendevo di chitarre, ero semplicemente un ragazzino innamorato di Slash, dei Guns N' Roses, ma non conoscevo le specifiche di uno strumento come una Les Paul. Arrivavo da 2 anni di studio casereccio, quindi autodidatta, con una Charvette, una serie economica di Charvel, veramente un legnaccio, e dopo 2 anni a suonare, a far casino in realtà con questa chitarra, come dissi poc'anzi, mia madre mi fece questo straordinario regalo e entrammo e comprammo appunto questa Les Paul. La chitarra è usata e, facendo una ricerca con il seriale, è una chitarra dell'anno precedente, quindi del 1992. Anni sicuramente positivi per Gibson, dall'85 al 2000 sono stati anni dove la gestione ha dato sicuramente il meglio di sé e gli strumenti sono di altissima qualità. Quindi mi ritengo decisamente fortunato ad avere tutt'oggi uno strumento di quegli anni. La colorazione è una colorazione bellissima, anche se sembra black, in realtà è questo red wine, quindi è questo testa di moro che va sul rosso di fatto. Tutta in mogano pieno, quindi molto pesante. E come vi dicevo, la chitarra è stata acquistata, usata, in realtà non era del tutto originale. Il ponte era stato cambiato, la curvatura non era giusta, uno dei pick-up era stato smontato e rimontato ma nella polarità sbagliata. Insomma, l'ho utilizzata senza saperlo, ma in realtà la chitarra non era al 100% performante. L'ho usata per oltre 10 anni, quindi i segni sono molto evidenti. In questi ultimi 2 anni, avendo provato diverse Les Paul, mi sono detto: ma perché non mettere in ordine la mia e ricominciare a suonarla? Così l'ho portata da Minelli, in questo caso Eros se ne è occupato lui personalmente, e intanto mi ha sostituito il ponte. Non è un ponte Gibson ma di Schaller, quindi un'azienda che conosco e che lavora benissimo con la curvatura ideale per questo strumento. Il pick-up è stato smontato e rimontato nella polarità giusta, i pick-up sono stati controllati, sono 2 Alnico 2, un 490 e un 498. Non ci sono specifiche particolari, a parte il fatto che è una chitarra che pesa veramente tanto, però appunto qua parliamo di mogano pieno. Le meccaniche sono le Gibson Deluxe classiche di Gibson, bellissimo il binding che corre attorno a tutto lo strumento. Elettronica nulla di particolare, parliamo di un Les Paul, quindi 2 volumi e 2 toni. Selettore a 3 vie, vi faccio vedere il retro, ovviamente chitarra neck true, le slot per l'elettronica, manca il battipenna che ho perso durante i vari traslochi, ne ho acquistato uno non originale di All Parts, che in questo momento ho smontato per farvela vedere così com'è, nuda cruda, e poi lo rimonterò, e non ci resta che sentirla. Partiamo dal pick up al manico, poi sentiremo la posizione centrale e poi il pick up al ponte. Suoni secondo me bellissimi, ciccioni ma non impastati,
c'è parecchio output, soprattutto sul pick up al ponte, ma le note, come sentirete anche nell'improvvisazione che poi ho appunto realizzato per questo video, le note non sono mai impastate. Parlavo di improvvisazione e a differenza delle classiche tamarrate che faccio appunto con gli strumenti, in questo caso ho voluto cambiare completamente il mood, perché ritengo che è uno strumento sicuramente versatile, visto che vi ho fatto ascoltare spesso sulle Les Paul dei suoni ultra gain. In questo caso ho usato pochissimo gain, ho cambiato overdrive e ho iniziato a utilizzare il Riverside di Strymon, un overdrive straordinario con una buona quantità di gain, e attualmente non sto aggiungendo nessun altro tipo di overdrive perché la quantità di gain per me è sufficiente. Inoltre ho aggiunto un leggero chorus per dargli una sonorità un pochino in stile, diciamo, Mike Stern, che ho visto ultimamente live e mi ha molto molto colpito sia il suo suono che il suo modo di suonare. Qualche info per chi vuole sapere che tipo di scelta ho fatto per questo tipo di improvvisazione. L'ambito è quello del blues, quindi il classico giro 1-4-5. Ho scelto delle note out prese prevalentemente dalla Lydian Domina, quindi fondamentalmente la quarta aumentata, o meglio undicesima aumentata. Questo per creare molta tensione e poi cercare di andare a risolvere la tensione sul grado successivo. Non mi voglio dilungare troppo in spiegazioni tecnico-teoriche, vi faccio ascoltare l'improvvisazione. Conclusioni finali. Una chitarra secondo me che suona decisamente bene. Non è la mia chitarra per due motivi. Uno, sicuramente il peso, è decisamente pesante. In secondo luogo proprio l'impostazione dove vado a suonare. Mi trovo meglio con la Strato, la sento più la mia chitarra. Però devo dire che è uno strumento straordinario. Il suono mi piace un casino, nonostante io non sia un fanatico degli humbucker. Inoltre è uno strumento legato a dei ricordi. Tanto ai miei 18 anni. In secondo luogo alla mia mamma, che fortunatamente è presente e guarda i video e saluto ovviamente, e ringrazio nuovamente per questo straordinario regalo che mi ha fatto per i miei 18 anni. E poi ragazzi, ci ho suonato sopra veramente tanto. Dopodiché l'ho abbandonata e ho cominciato a suonare con strumenti più moderni come Ibanez, Jackson e chitarre di questo genere. Per poi passare al mondo Fender, per chi mi segue e mi conosce sa che sono fondamentalmente un fottutissimo fanboy di Fender, ma soprattutto delle Strato. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto, aspetto i vostri commenti, quindi scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa chitarra, ok, della mia Les Paul. Vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento settimana prossima e vi farò ascoltare una Telecaster, non vi dico l'azienda, non è Fender. Per avere qualche spoiler dovete seguire su Instagram come Ale Teluz. Ciao ragazzi, una buona serata a tutti. Grazie di cuore da Alessandro, dal mio salotto e soprattutto da questa bellissima Les Paul. Ciao.